Etna Nord Passo Pisciaro, ci troviamo da Planeta Sciaranuova, una delle realtà vitivinicole siciliane più importanti che ha deciso di spostarsi e produrre del vino sull'Etna. Andiamo a conoscere l'azienda e a visitare la cantina. Oggi siamo qui con Costante Planeta, quarta generazione della famiglia, che ci racconterà l'arrivo dell'azienda sull'Etna e di come portano avanti il loro progetto di viticoltura etnea. Sono Costante Planeta, benvenuti sull'Etna a Contrada Sciaranuova. Quarto di 17 generazioni di agricoltori in Sicilia. Arrivammo sull'Etna partendo da Menfi alla ricerca del terreno più adatto ai primi anni del 2000, poi nel 2006 l'innamoramento con Contrada Sciaranuova. La volontà era quella di un percorso sempre di ricerca e sviluppo in ambito vitivinicolo che ci ha portato a esplorare il territorio dell'Etna. Come potete immaginare, un vulcano attivo, il più attivo d'Europa, ogni anno plasma e cambia i terroir e i terreni dell'Etna, e quindi questo permette uno sviluppo, una ricerca sempre aggiornata e curiosa nel mondo del vino. Contestualizziamo un poco Contrada Sciaranuova. Noi ci troviamo sopra un'eruzione detta del 1614, perpetuata per 10 anni, quindi pensate la diversità dei materiali nel terreno. Ad oggi Planeta conta 35 ettari sul versante nord. A Contrada Sciaranuova, oltre le nostre amate varietà autoctone dell'Etna, quali Carricante e Nerello Mascalese, abbiamo una terrazza di Riesling e una di Pinot Nero. Questo perché? Perché abbiamo sempre inteso l'Etna, il versante nord, come un po' più montagna, quindi la volontà di ricercare dei vini freddi, di montagna appunto. Le nostre coltivazioni sono tutte in biologico, le vigne, come potete vedere, hanno un materiale erosivo, sabbie vulcaniche, nessuna presenza di argilla, poca vegetazione e molta roccia. Questo permette un regolare afflusso di acqua e una non troppa permanenza dell'umidità e un controllo delle temperature adeguato. Qui a Sciaranuova abbiamo due importanti opere fortemente volute dal nostro amato zio Vito, mancato da poco, rispettivamente di Clairefontaine, dove cita una frase di Ettore Majorana, e la serie di Fibonacci della Fondazione MERS. Questo per sottolineare che Planeta non è soltanto viticoltura ed ospitalità, bensì anche cultura e territorio. Benvenuti in cantina, questa è la cantina di Feudo Di Mezzo, che prende il nome dalla contrada in cui risiede. Per seguire un po' l'ordine cronologico dell'azienda Planeta sull'Etna, nel 2008 compriamo Sciaranuova, nel 2010 completiamo la cantina. Questa è la sede di produzione di tutta la nostra linea dell'Etna. Una piccola curiosità di cui andiamo orgogliosi: la cantina di Feudo Di Mezzo è finita tra le 10 cantine italiane di design nel libro Nuove Cantine Italiane, Territori e Architettura. Qui noi facciamo dei lavori con l'acciaio, cemento e legni grandi. Le botti piccole che vedete in sala sono parcelle e frazioni di prestatura che poi andremo a vinificare nei formati grandi. Il lavoro che facciamo con l'acciaio ci permette, sull'eruzione 1614 Carricante, di preservare le proprietà e gli aromi propri della terrazza di Carricante di Sciaranuova. Questa è la nostra bottaia o barricaia, anche qui una piccola curiosità.
è stata costruita con la volontà che non disturbasse troppo il paesaggio, ma soprattutto, giornate permettendo, che da questa finestra decentrata sia possibile tramite questo telescopio guardare sempre l'estremità dell'Etna. Questa, diciamo, è ordinata in legni grandi, acciai e claver in ceramica, rispettivamente, dove qui vinifichiamo e affiniamo i pino neri e le vigne vecchie, gli acciai piccoli per le prove di lungo affinamento dei nostri vini bianchi dell'Etna e i legni grandi Stockinger per l'affinamento di Etna bianco ed Eruzione rosso. La barricaia è, diciamo, una parte per noi importantissima, sia di conservazione ma sia anche di divulgazione della vinificazione. Una piacevole scoperta che abbiamo fatto a Feudo di Mezzo è questa vigna centenaria chiamata Vignitta. Vignitta perché ci piace chiamarla così, perché i nostri collaboratori, per indicare la zona di vendemmia, indicavano la vigna, di questa vigna specifica, con Vignitta. Questo l'abbiamo ascritto anche in etichetta. Potete vedere un impianto ad alberello di alcune piante centenarie, alcuni reimpianti fatti da noi. Notate una particolarità: questi alberelli sono molto alti rispetto a un alberello che possiamo trovare nella zona di Noto, perché scappano dall'umidità presente nel terreno. Se tu guardi gli alberelli di Noto, che cercano di preservare questa temperatura, rimangono bassi. Dalla Vignitta noi produciamo una box dedicata al vigneto Vignitta, con tre bottiglie di annate diverse, con delle lavorazioni e delle vinificazioni dedicate a lei, come abbiamo visto in battaglia prima. Questa è la nostra linea di produzione dell'Etna, divisi in Etna DOC bianco e rosso, e la linea Eruzione. Abbiamo scelto di convogliare sotto il termine Eruzione tutti i vini non in DOC Etna, ma soprattutto che provengono dalla contrada Sciara Nuova. Rispettivamente abbiamo un Carricante in purezza con un 10% di Riesling, un'Eruzione Nerello, Nerello Mascalese in purezza, e poi due piccole chicche, un Riesling in purezza e un Pinot Nero in purezza. Per volontà di una scoperta di un versante da vini freddi, abbiamo scelto nel 2008, quando arrivammo, di piantare una terrazza di Riesling e di Pinot Nero. Qui a sinistra abbiamo invece un'altra piccola particolarità, la linea Vignitta. Siamo stati prima a vedere la vigna a Feudo di Mezzo, da cui proviene questo vino. Ne produciamo 305-306 bottiglie. È una linea dedicata di piante centenari, con una vinificazione a sé un po' più da collezione, da veri appassionati sia di vini che di vini dell'Etna soprattutto. Il vino che ho scelto è il nostro Eruzione 1614 Carricante, quindi della linea Eruzione. Noi abbiamo un 90% di Carricante e un 10% di Riesling. Come abbiamo visto in cantina, abbiamo dedicato all'Eruzione Carricante una vinificazione prettamente in acciaio per preservare e conservare queste sue caratteristiche un po' più tight, un po' più taglienti. Con un ringraziamento agli amici di Wine Register ci lasciamo con l'augurio di vedervi presto sull'Etna, ma soprattutto a Sciara Nuova. Grazie.